A Rotondella la prima edizione dei mondiali antirazzisti al sud, 3 giorni di competizioni sportive, musica e dibattiti. Sentiamo il servizio di Dino Abbattista. Una cassetta per raccogliere messaggi e raccontare così le proprie esperienze. Da questi contributi è scaturito, dopo un lungo dibattito, questo manifesto antirazzista. Dopo un lungo viaggio impervio, eccoci qua, senza paura. Negro? Ciao a tutti, la vita è lunga eppure corta, ma stiamo insieme. Chiedo a Dio di aiutare i migranti che sono rimasti in acqua. 70 ragazzi migranti di varie etnie e 20 giovani italiani hanno partecipato a tornei di calcio e di volley, rigorosamente senza la presenza di arbitri, ma anche a laboratori di cucina e spettacoli musicali, danza e teatro. Insomma, una miscela di attività per imparare a conoscersi e favorire l'integrazione al fine di creare un ponte per unire i popoli del Mediterraneo. WISP è da sempre coinvolto in attività che mettono in evidenza quanto il ruolo dello sport possa contribuire a creare dialogo e confronto e quindi convivenza civile attraverso dinamiche di sport sociale per tutti. Siamo ben lieti di aver contribuito a promuovere i mondiali antirazzisti, la tappa di Rotondella, questa 3 giorni, e anche attraverso la cooperativa Mitimi, perché lo sport è un momento di dialogo, di confronto per eccellenza, è un linguaggio universale che abbatte le barriere e ci rende tutti uguali. Questa porta è un momento di riflessione rispetto all'accoglienza. Noi abbiamo pensato di prendere questa porta e, come potete vedere, è una finestra che verso il mare, quindi verso il Mediterraneo, invece dal mare è una porta verso la terra, quindi verso una terra di accoglienza che noi abbiamo voluto pensare. Un progetto ritenuto molto valido dagli stessi migranti. Siamo tutti senza pregiudizi e ci troviamo bene con gli italiani, con l'accoglienza. Tutto è così buono, veramente buono, così mi piace.